La partita di Roma per noi è stata una partita su un lato positivo perché abbiamo ripreso in mano l'attacco, nel senso che abbiamo girato bene la palla, tirato con un percentuale molto più alta delle settimane precedenti e di quel punto di vista era molto incoraggiante. Sull'altro lato eravamo un po' amareggiata perché la difesa non era la nostra difesa e sicuramente siamo una squadra che di solito ci basiamo sull'orgoglio del difendere e abbiamo subito tanti uno contro uno, fin troppo, e sono un po' dispiaciuto perché siamo messe in questa posizione dove sì, siamo un po' corte, ma non ci sono scuse, sì, siamo dimostrate che potevamo e possiamo fare di più che stiamo facendo, quindi spero che in queste settimane recuperare un po' più anima nella difesa e continuare così in attacco. Adesso domenica arriva Schio, che è una delle avversarie più difficili. Con che spirito affrontate questa sfida? Sicuramente approcciamo con un spirito di continuare a crescere, di venire dentro di qua a lottare con l'anima come abbiamo fatto contro Ragusa in difesa, ma anche ho un po' più aspettative di continuare di migliorare in attacco. Quindi noi sappiamo che in questo momento abbiamo 4 gare, siamo posizionalmente cercando di vincere per i playoff, quindi ogni partita va assolutamente approcciato al 100%. Quest'anno è un po' un simbolo, non lo so come spiegarla, come piantare tanto e sembra di raccogliere poco, ma non solo per le mancanze della vittoria, però è come quasi cercare di prendere acqua senza un bicchiere. Questa è la mia sensazione, quindi è assolutamente che in questo momento abbiamo bisogno che il nostro contenitore, quello che abbiamo fatto tutto l'anno, quel lavoro che abbiamo fatto tutto l'anno, adesso dobbiamo raccogliere e siamo tutti sulla stessa mentalità di fare questa tutti insieme, quindi ho tanta speranza che andrà a buon fine. Tifosi Lupe, venite con voi questa domenica anche perché ci manca poco partite in casa. Quindi speriamo di vederci, aiutarci a prendere questo momento. A dopo!